è conclusa ieri al Codma di Rosciano di Fano la 30ª edizione di Fano Geo, due giornate all'insegna del bel tempo, delle vecchie tradizioni, ma soprattutto di didattica, con gli oltre 400 bambini provenienti dalle scuole fanesi che hanno preso d'assalto i diversi laboratori creati ad hoc per loro, tra cui anche la fattoria degli animali. Quanto una manifestazione ha così tanta costanza e ne servirebbe per tante altre manifestazioni di essere portata avanti, serve l'obbligo di farla al meglio. Noi l'abbiamo così ereditata dalla cooperativa Tre Ponti, che a sua volta l'aveva ereditata dalla cooperativa Falcineto, e abbiamo voluto aggiungerci queste aree tematiche che effettivamente stanno dando dei bellissimi input, perché oggi c'è stata tanta gente a vedere i cani da pastore dell'Enci o la falconeria o i ragazzi delle giacche verdi, che devo ringraziare tantissimo perché insieme a noi stanno facendo un grandissimo lavoro su questa manifestazione. Quindi sì, tante aree tematiche, soprattutto piacciono molto i bambini, gli animali che ormai si vedono solo in fotografia, qui possono vedere e toccare con mano. Dopo il rituale taglio del nastro, accompagnato dalle note della banda Città di Fano, il momento dell'assegnazione del premio Cerere, attribuito dalle associazioni agricole Coldiretti, CIA e Confagricoltura ai migliori produttori dell'anno in corso. I primi di quest'anno sono andati da Alberto Grelli di Fossombrone, Donato Bonifazi di Fratte Rosa, Clarissa Solazzi della Società Agricola Sant'Irene di Fano ed un premio speciale all'azienda Vitale di Pozzuolo, che ogni anno fornisce gli animali per la fattoria didattica. Altro momento significativo della giornata, la presenza dei sindaci delle passate amministrazioni, che hanno portato avanti la manifestazione nel tempo e che insieme hanno tagliato la splendida torta celebrativa realizzata dal maestro Stefano Ceresani. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo lungo percorso e a tutti coloro che sono poi i protagonisti di tutti i giorni, e cioè gli operatori, gli imprenditori agricoli e tutto il mondo che sta intorno al valore della terra. Ma la settimana dell'agricoltura continua ancora con il primo appuntamento di giovedì 24 maggio nelle campagne di Falcineto, con le giornate del grano e con le prove in campo, e a seguire il 26, 27 maggio, 2 e 3 giugno con la 30ª festa della mietitura a Falcineto Park.